Io direi che a questo punto però potremmo procedere spediti verso la premiazione, che poi è la cosa più importante per la quale siamo qui chiamati. La prima targa che consegniamo oggi per l'impegno sociale e per l'associazione, una ONLUS, L'Aquila per la Vita. Ritirano la targa Giorgio Paravano e Luca Maggitti, consegna il premio il professor Nicola Mattoscio. Sempre Sabrina, prego professore. Non vedo Luca, ecco, prego, venite pure voi. ONLUS, costituita nel febbraio 2004 con l'obiettivo di sostenere le attività cliniche di ricerca dell'unità operativa di oncologia medica dell'Aquila, in particolare per quanto riguarda le terapie di supporto, palliative e le cure domiciliari. Una ONLUS che idealmente rappresenta le migliaia di volontari che ogni giorno nel nostro paese offrono la loro passione e il loro tempo su tutti i fronti dell'impegno sociale. L'Aquila per la Vita, che da 10 anni, tra tante difficoltà e con grande impegno, concretamente si impegna per la promozione umana e contro la disperazione di chi è colpito dal male, per i diritti dei malati, per dare supporto alle persone e alle famiglie con disagio, contro l'emarginazione. L'Aquila per la Vita, che si colloca con perfetta coerenza nel nostro progetto culturale educativo, perché nel suo intenso agire quotidiano intreccia la competenza i temi dei diritti civili e della giustizia sociale, dunque della legalità e dunque in una radicale difesa dell'umano. Per il profondo sentito impegno per le fasce più deboli, all'Aquila per la Vita il premio Paolo Borsellino 2014 per l'impegno sociale. Ecco, chiederei una parola anche al professor Mattoscio e poi anche ovviamente ai premiati. Intanto l'Aquila per la Vita mi fa ricordare subito Giacinto Dragonetti, perché nel momento di crisi che vive il nostro paese c'è bisogno di valori forti, e nella storia italiana si è troppo abituati a dedicare tempo al mondo più equo, nel caso migliore e più nobile, di somministrare le pene per i delitti. Siamo un paese in periferia dei delitti e delle pene. Invece dimentichiamo che proprio insieme a Beccaria un grande avvocato, Giacinto Dragonetti, 1766, pubblica delle virtù e dei premi. Ecco, insieme alla bellezza dobbiamo sforzarci di far tornare ad essere cittadino del nostro paese il merito e la meritocrazia, non nella rappresentazione, ma nel senso dei valori profondi che chi si impegna, soprattutto come fanno loro, per l'Aquila per la Vita, con l'Aquila per la Vita, siano di esempio e di speranza, soprattutto per le future generazioni. Grazie e complimenti al Premio Nazionale. E Giorgio Paravano, siete contenti per questo riconoscimento? Noi siamo orgogliosi ma soprattutto commossi, perché riconosciamo a questo premio un valore straordinario, perché una volta tanto alla fatidica domanda che in questo paese va sempre, chi ti manda, invece questo premio risponde che cosa hai fatto, che cosa sai fare, e questo ci inorgoglisce. L'Aquila per la Vita compie 10 anni quest'anno. Vi do qualche numero per sostanziare l'attività del nostro ente. Abbiamo svolto più di 20.000 interventi nelle case dei malati oncologici, quindi evitando 20.000 ricoveri, facendo risparmiare all'intera collettività 20.000 ricoveri. Noi sappiamo quanto costi un ricovero ospedaliero. Abbiamo comprato ecografi, riusciamo a fare ecografie a casa, tutto quello che riusciamo a sostenere per i nostri malati oncologici. Abbiamo assistito più di 700 pazienti, il terremoto non ci ha fermato, abbiamo fatto attività sotto le tende, le flebo, le trasfusioni di sangue, di piastrine, siamo riusciti, i nostri oncologi, veramente degli eroi in camice bianco, degli angeli in camice bianco, hanno girato in lungo e in largo la nostra provincia con le macchine 4x4, noi siamo delle 4x4 perché d'inverno nelle zone nostre la neve ci impedisce di fare diversamente.
noi siamo veramente onorati. Do soltanto un'ultima notazione. Io anni fa ho avuto la fortuna di incontrare Rita Borsellino per un servizio giornalistico legato a un disco che l'Orchestra Sinfonica Abruzzese ha fatto in onore dei giudici Borsellino e Falcone. E una frase di Rita Borsellino che riportava il pensiero del fratello mi colpì molto. Si muore perché si è soli, mi disse. E questa cosa ci ha segnato profondamente anche a noi per la Villa per la Vita. Noi stiamo con gli ultimi, noi stiamo con le persone che non vogliamo lasciare sole fino all'ultimo momento. E quando qualcuno ci dice non c'è più niente da fare, è la cosa più sbagliata. C'è sempre qualcosa da fare. Grazie. 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 Anche Luca a questo momento. Ovviamente noi siamo qui al posto degli oncologi che sono divisi tra convegni e lavoro e ci hanno dato questa dedica. Consideriamo un grande onore ricevere un premio intitolato alla memoria di uno dei pochi uomini che questo disgraziato paese ha visto negli ultimi decenni. Vogliamo dedicare questo premio alla memoria degli agenti della scorta di Paolo Borsellino, umili e silenziosi servitori dello Stato. Gian Piero Porcio, Federica Aielli, Luigi Taverna, Francesco Martiella, Valeria Piloni, Michela Cavallaro sono lo staff di oncologi, fisioterapisti e dietisti. Io voglio ricordare gli agenti che sono morti. Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Enti Cosina, Claudio Traina e il sopravvissuto Antonino Pullo. Ecco, la dedica per loro. Per dirvi che per me è un doppio onore perché L'Aquila per la Vita dal 2006, il premio Borsellino, il Leondari dal 92 mi hanno cambiato la vita in meglio. Parafrasando De André che parlava di trasenso, sono un uomo migliore grazie a questi due eventi, quindi quest'anno si ritrovo casualmente dalla parte dei premiati. Nel 2011 gli oncologi mi hanno portato con loro, siamo entrati in una casetta dopo il terremoto, c'era una ragazza, una signora rumena, questi occhi celesti vivissimi, la chemioterapia l'aveva resa calda e lei disse grazie per quello che fate, perché la fisioterapista di L'Aquila per la Vita dal letto mi ha rimessa in piedi, io ho potuto imbiancare la stanza di mio figlio, gli faccio da mangiare e ho tornato a dipingere. L'Aquila per la Vita in 10 anni ha raccolto 1 milione di euro con 0 fondi pubblici, 0, cioè con libri, comici, con tutto il volontariato per loro. Allora sapere che questa signora sapeva di avere 6 mesi di vita, ma mi disse io so che purtroppo me ne andrò per il male che ho, ma sono tornata a vivere al meglio i miei ultimi giorni. Quando uscì piangendo e Gian Piero Porcio mi diede un paio di pacchi per farmi coraggio, ripensai a Leo e a Paolo Borsellino. Quella signora rumena e Paolo Borsellino sapevano come sarebbero finiti, ma sono andati avanti con la schiena dritta. Grazie a tutti. Grazie Luca, grazie a Giorgio Bravano, grazie a Professor Marcoscio. In realtà, precisando quello che ha detto Paravano, c'è un bellissimo libro, ricordiamo anche Giovanni Falcone, un bellissimo libro di Giovanni Falcone che aprì anche questo, come il libro di Saviano, le porte su un mondo che nessuno conosceva così bene, Cose di Cosa Nostra, una lunga intervista a una giornalista francese, Marcel Padovani. Il libro si conclude con queste parole: si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande, si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere e invece la nostra presenza qui, anche alla presenza delle forze armate, dei magistrati che ci difendono, ci dice che lo Stato invece si è rimesso in moto dopo quel 1992 e che siamo tutti meno soli. È sempre complicato, però siamo tutti meno soli.